Come figlio io sono stato oggetto di un rapporto educativo, percependo l'assoluta importanza che aveva il fatto di essere guardato con un desiderio dai miei genitori. Senza questo penso che sarebbe stato comunque più astratto immaginare innanzitutto di mettersi una famiglia, cioè di trovare una persona con cui condividere la vita e con cui fare insieme il cammino, e anche l'ipotesi di diventare genitori, cioè di trasmettere la vita a qualcuno e di proporre questa stessa positività a dei figli. È nata un po' così, quindi, dall'esperienza di figlio il desiderio di una famiglia. E l'esperienza di insegnante è venuta fuori un po' casualmente, cioè non avevo in mente questo per la mia vita. Però sono arrivato qui ormai 12-13 anni fa e ho visto in atto un desiderio educativo incarnato nel lavoro scolastico. Quindi nell'attenzione a dettagli, quelli che sembrano dettagli, ma ti insegno a studiare oppure ti aiuto a svolgere i tuoi compiti come facciamo per esempio nel doposcuola. Questo mi ha convinto. Vedere degli adulti qui, anche di una certa età, alcuni sono ancora qui, vivere questo desiderio mi ha convinto della possibilità per me di un lavoro così. Torno ancora una volta su ciò che reputo il fattore cardine dell'educazione, dell'avventura educativa. L'educazione esige la testimonianza di una piena umanità in atto, esige l'educatore, esige l'adulto. L'adulto e l'educatore ha due condizioni. La prima, che lui in prima persona si lasci educare. Uno non è padre se non è figlio. Attenzione al tempo del verbo, non se non è stato figlio, se non è figlio. Il cardinale va addirittura oltre, se non ho capito male nella sua conferenza, e dice addirittura che il problema è che uno non si può fare l'educazione da se stesso. Esattamente. Sotto questa presa di posizione, questa riflessione del cardinale, ma penso che sia anche sotto la riflessione che il nostro vescovo fa nella sua lettera, c'è una certa tentativo di distruzione di quel concetto o di quel pensare la scuola come un qualche cosa di neutro. Una persona è educata nella misura che ha davanti una proposta educativa, che poi, come si diceva prima, rischiando con la sua libertà e a volte drammaticamente, sceglierà o non sceglierà. All'interno della conferenza del Cardinale Scola c'è anche un punto interessantissimo che riguarda la presenza della comunità. In fondo le famiglie spesso si sentono un po' da sole. Ecco, cosa significa oggi e cosa vale oggi la presenza della comunità nella dimensione educativa? Il Cardinale parla della comunità, del grembo della comunità dentro il quale l'avventura educativa si snoda. Io credo per due motivi. Anzitutto perché la comunità è l'altro che ho davanti, con una molteplicità di facce, di esperienze, di domande. E quindi è un grembo ricco, fecondo, che stimola la mia libertà a dare una risposta. La prima cosa. La seconda, credo che il cardinale leghi il grembo della comunità dentro il quale io vengo educato con il problema della tradizione. La tradizione, proprio i valori, i grandi valori, assunti e macinati dentro l'esperienza, hanno formato un tessuto, un popolo che li ha custoditi, alimentati e praticati. Quindi tradizione nel senso di tradizione cristiana? Nel senso di tradizione non solamente di segni o di gesti che sono stati ripetuti nel tempo, ma tradizione come la possibilità di respirare la vita che i testimoni prima di me hanno vissuto e che mi trasfondono dentro un grembo che è comune, che è di tante persone. Quindi la tradizione alta, nel senso dei grandi valori che hanno informato delle vite. Quindi dentro una tradizione non incontro solamente degli slogan, incontro delle persone. Mi ha colpito un punto in cui il Vescovo sottolinea il rapporto che l'uomo ha con le stelle, che significa il rapporto che un essere umano ha con il significato di sé, il significato della realtà. Per cui ha come sottolineato il fatto che l'essere umano non è riducibile a delle regole,
E anche il rapporto educativo non si può ridurre a delle regole, a dei modi di fare, ma che è un rapporto ed è una continua sfida alla libertà dell'altro e alla tua esperienza. Devi continuamente rimetterti in discussione. Sicuramente viviamo in un contesto in cui continuamente ti insinuano il dubbio che la realtà in qualche modo ti possa tagliare le gambe. Spesso anche seguendo i servizi, per esempio sull'inizio della scuola, è un po' come se si mettessero i problemi, è come se si sottolineassero i problemi prima invece della passione per l'educazione, per la crescita dei ragazzi. Noi sicuramente la positività di quello che trasmettiamo ai nostri figli abbiamo imparato a casa nostra, nelle nostre famiglie, e ci sosteniamo in continuazione tra marito e moglie. L'esperienza cristiana pretende di essere un'esperienza personale e pubblica nello stesso tempo. L'espressione pubblica della fede non è per nulla secondaria. Da questo punto di vista anche incide o ha a che fare con i vari aspetti della vita, quindi in particolare l'educazione dei figli credo che sia una delle preoccupazioni principali delle persone adulte che hanno dei figli. La conoscenza avviene perché succede qualcosa. Allora può essere davvero anche un testo scritto che fa succedere qualcosa, ma il punto mi sembra discriminante è se dentro quella forma di comunicazione c'è un contenuto. E il contenuto vero è l'umano, cioè è la persona. Il problema è piuttosto quello di far capire al ragazzo la stima e il valore che ha per noi e per lui stesso, diciamo, che non coincide con una valutazione di tipo scolastico che pur bisogna dare. Mi danno la testimonianza di chi a scuola ha imparato qualcosa di prezioso e quindi a casa il lavoro non è fare i compiti e basta perché me l'hanno chiesto. Io insegno religione e mi sono accorto in questi 12 anni di esperienza che riesco a veicolare molto di più un contenuto con l'osservazione di opere d'arte e poi magari completando con la lettura del Vangelo. Ma quello che rimane a un ragazzo, anche a distanza di 4 anni, che ha visto, che so io, l'Angelus di Beato Angelico, è impressionante. Cerchi almeno di far vedere ai bambini che quelle cose di cui parli interessano la vita, la realtà. E quindi apri lo sguardo del bambino sulla realtà. E come, colorante con la tempera? Ah, la state copiando da un'immagine. Il bello è qualcosa che siamo chiamati a scoprire prima di tutto noi adulti come persone impegnate con la vita. Se non c'è prima questo riconoscimento, da un lato che siamo fatti per le cose belle, cioè noi siamo ontologicamente fatti per riconoscere il bello e quando lo riconosciamo sentiamo il nostro cuore sussultare. Bisogna coglierlo e spesso il bello è conquistabile attraverso una fatica, un avvicinamento. Intanto bisogna mettersi in rapporto con questi ragazzi. Lui, come me, ha questa vocazione verso il bello, poi io direi anche verso la verità, verso la giustizia. Noi siamo fatti così. E con questa consapevolezza accompagnarli, accogliere il bello dentro la proposta che facciamo. I ragazzi si muovono di fronte a dei fatti, di fronte a delle persone che testimoniano in modo molto concreto una loro passione. Io penso che tutto il tempo che sono qui i ragazzi in realtà ci guardino, anche quelli che sembrano più distanti, più presi dalle loro cose. E cosa vogliono vedere? Vogliono vedere se è conveniente vivere la vita nel modo in cui hanno di fronte. Allora se vedono un adulto realmente appassionato al vero e a loro, questo sempre, anche nelle situazioni più difficili, allora questa scintilla si accende. Boh, magari viene più voglia anche di imparare, avendo davanti una persona che non è che ti spiega solo per spiegarti, ma anche per farti conoscere qualcosa di più. E io volevo chiedere perché i livelli impediscono, se uno tipo ha difficoltà però vorrebbe fare il maestro e ha difficoltà però non riesce perché non si potrebbe fare. Questa è una domanda urgente, nel senso che urge, brucia nel cuore di ogni allievo un desiderio. Tu l'hai ben descritto dicendo uno vorrebbe fare il maestro,
ma magari il suo percorso scolastico glielo impedisce perché ci sono dei livelli, perché nella scuola ci sono delle scelte che vengono fatte a un certo punto e che potrebbero in fondo impedire la continuazione di un certo tipo di studi e quindi di andare a studiare per diventare un maestro. È la questione, secondo me, del desiderio e della realtà. L'uomo ha un desiderio che si contestualizza dentro la realtà e la scuola in questo ha un compito importantissimo, perché la scuola c'è per educare. Educare vuol dire tirar fuori, portare fuori l'io con tutto il suo desiderio, che non può censurare, nessuno ha il diritto di censurare il desiderio dell'io, ma bisogna aiutare a mettere a fuoco questo desiderio dentro la realtà. Che cosa vuol dire? Vuol dire che può accadere che nel percorso scolastico un allievo, se è ben condotto, se è ben guidato e ben accompagnato, si rende conto, per esempio, che il suo desiderio è buono, è possibile, è realizzabile. Oppure si può rendere conto, aiutato da qualcuno che gli sta vicino, che quel desiderio lo porta da un'altra parte. Allora, gli adulti sono chiamati a questo, che è un compito delicato, perché a volte questo vuole anche dire comunicare no, questo non è possibile, questa non è una strada per te, si può arrivare a questo. Però dentro la certezza che l'io ha un valore assoluto. E questo è importantissimo, perché vuol dire che l'individuo, così com'è, con le sue caratteristiche, ha un valore che non dipende da quello che potrà fare. E poi si può aiutare l'altro a rendersi conto magari che è fatto per qualcos'altro. Posso fare forse un esempio un po' personale. Il mio desiderio non era quello di fare il direttore di scuola e l'insegnante, ma questo desiderio è stato messo a fuoco nell'esperienza. E allora è come se gli altri desideri che pur avevo di fare il direttore d'orchestra o altro sono stati aiutati dall'esperienza a entrare dentro la strada che si stava aprendo, strada facendo appunto. Per cui bisogna tenere vivo il proprio desiderio, questo è importantissimo, ma bisogna anche saper ascoltare chi più di noi ci conosce e ci può aiutare a mettere a fuoco chi siamo e chi possiamo essere. La gioia, che potremmo anche chiamare Letizia, ha accompagnato tutta questa esperienza, perché la gioia è in un certo senso quel sentimento di trepidazione pronto ad accogliere tutto ciò che avviene dentro un'avventura. E tutto questo perché? Per la nostra educazione, per... Ma ci credi o lo dici così? Sì, ci credo. Ci credo. Anche se non sono il più bravo, ci credo. Bravo, bella.